Sì, buonasera, in diretta dall'Aquila. Oggi pomeriggio qui c'è stato Salvini che ha inaugurato una nuova sede qui nel capoluogo, una nuova sede ovviamente della Lega, ma anche ripreso il tour elettorale lì dove era stato interrotto prima dell'emergenza sanitaria. Innanzitutto chiariamo subito, perché l'audio è un po' disturbato, perché i telespettatori probabilmente sentiranno delle urla in sottofondo. Ringrazio il consigliere regionale Emiliano Di Matteo della Lega che ha accolto il nostro invito. Consigliere, quindi spieghiamo subito questa cosa, quali sono questi suoni. L'inaugurazione guastata dai contestatori. Vabbè, capitano anche queste cose. Devo dire che con profondo rammarico qualche maleducato ha impedito che questa manifestazione fosse una festa popolare nel rispetto delle regole, senza assembramenti. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per calmare questi facinorosi, ma vabbè, ce ne facciamo una ragione, non è la prima volta, speriamo sempre che sia l'ultima, ma andiamo avanti così. Allora, oggi in conferenza stampa il leader della Lega Salvini ha toccato tanti argomenti. Noi abbiamo selezionato i momenti salienti, a partire da quello che riguarda da più vicino l'Abruzzo, quello delle prossime elezioni amministrative a Chieti e ad Avezzano. Allora, se d'accordo, ascoltiamo le parole di Salvini e poi le commentiamo insieme. Un conto è essere umili, un conto è passare per fessi. E quindi adesso non rivendichiamo nulla, però abbiamo dimostrato lealtà in regione, in tutti i capiluogo, siamo con mio sommo orgoglio primo partito in Italia e in Abruzzo, e quindi all'Aquila è andata come è andata, a Pescara è andata come è andata, in regione è andata come è andata. Non avessimo candidati all'altezza, io sono il primo segretario della Lega a dire: laddove non abbiamo una donna o un uomo in grado di coprire quel ruolo, non mettiamo le bandierine per il gusto di mettere bandierine. Quindi proporremo umilmente agli alleati due soluzioni assolutamente positive e vincenti, sia per Chieti che per Avezzano, e sono convinto che i fatti ci daranno ragione. Allora, consigliere, abbiamo ascoltato Salvini che chiaramente ha detto, dopo aver ceduto sul sindaco di Pescara, dopo aver ceduto sul governatore della regione, la Lega non è più disposta a fare passi indietro, quindi voi puntate ad ottenere un candidato leghista per Avezzano e per Chieti? No, il segretario ha detto chiaramente, la Lega non fa impuntature e non come dice, avanza pretese, semplicemente laddove noi abbiamo dei candidati che riteniamo all'altezza, come nel caso di Chieti e di Avezzano, li sottoponiamo al tavolo con gli alleati, crediamo che debbano essere presi nella giusta considerazione, tenendo anche conto che in passato in Abruzzo, quando le scelte sono ricadute su candidati, ottimi candidati che poi hanno vinto le elezioni della coalizione, la Lega li ha appoggiati con la massima convinzione e lealtà. Quindi chiaramente siamo consapevoli del nostro ruolo, siamo consapevoli di essere la forza trainante del centrodestra non solo in Italia ma anche in Abruzzo, ma questa consapevolezza non si trasforma, come dire, in arroganza o in forza coercitiva nei confronti della coalizione, semmai persuasiva. Riteniamo di avere degli ottimi candidati che sottoporremo al vaglio dei nostri alleati, con la speranza ragionevole che possano alla fine essere scelti e diventare i candidati non della Lega ma di tutta la coalizione. E se l'appoggio del passato non venisse ricambiato, la Lega potrebbe anche correre da sola? No, assolutamente no. La Lega crede fermamente in un centrodestra unito, che è una formula vincente, tra l'altro molto apprezzata dal grande popolo degli elettori del centrodestra e non solo della Lega. Siamo convinti di trovare una sintesi con gli alleati, e poi naturalmente anche i nostri leader nazionali, quando esamineranno queste situazioni, troveranno sicuramente la migliore delle soluzioni e delle quadrature possibili. Nel corso dell'ultima conferenza stampa del Premier Conte a Palazzo Chigi, il Premier ha toccato anche il tema dell'alta velocità in Abruzzo e del raddoppiamento del binario unico lungo la linea adriatica. E Salvini anche quest'oggi ha commentato le parole del Premier, quindi ascoltiamo cosa ha detto Matteo Salvini. Il Conte, che è espressione di 5 Stelle, vuole l'alta velocità in Abruzzo. Voglio vederlo qua con Di Maio e Toninelli a illustrare agli abruzzesi il progetto dell'alta velocità in Abruzzo. Quando lo vedo ci credo. Per il momento mi sembra l'ennesima panzana, perché, ripeto, oggi c'è un elenco su Il Mattino di Napoli, che mi sono stampato e diventerà nostra battaglia parlamentare, non una ma 400 opere pubbliche ferme nel mezzogiorno.
perché se qualcuno pensa alla decrescita felice, ma se uno non mette il bonus auto, ma mette il bonus monopattino elettrico, vuol dire che hai un problema. Infrastrutture e trasporti in Abruzzo, qual è la posizione della Lega? È assolutamente a favore delle infrastrutture, a favore degli investimenti, l'abbiamo sempre detto e ribadito, questo è un paese che ha bisogno di investimenti, ma ha bisogno che gli investimenti si facciano, che le infrastrutture si realizzano e non semplicemente si annuncino. Quindi la nostra è una regione che avrebbe sicuramente bisogno di realizzare le opere di cui stiamo parlando, però come giustamente ha ricordato Salvini, ormai è tempo che la politica degli annunci finisca e lasci spazio invece ai fatti, perché questo è un paese che soprattutto dopo tutta la vicenda Covid ha bisogno davvero di rialzarsi e di cominciare a correre. Le infrastrutture sono assolutamente indispensabili per modernizzare l'Italia, per renderlo un paese più efficiente e attrattivo per gli investimenti, però ripeto, la Lega è sicuramente a favore di una politica dei fatti e non degli annunci e delle chiacchiere. Ci dispiace, come dire, dover constatare che in questi mesi ai tanti annunci, alle tante promesse, alle tante aspettative create, purtroppo di fatti se ne sono seguiti ben pochi. Un ultimo tema vorrei toccare con lei, consigliere, e poi la lascio festeggiare la nuova sede, perché l'Abruzzo è tra le regioni in cui sarà sperimentata l'app Immuni, questa app volta al tracciamento dei contagiati da Covid-19, e in Abruzzo appunto sarà sperimentata, verrà scaricata su base volontaria, ma Salvini ha detto che lui non la scaricherà. Ascoltiamolo. Io non consiglio nulla agli abruzzesi, perché gli abruzzesi decideranno con la loro testa. Io non la scarico, e fino a che non ho garanzia assoluta di come vengono trattati e custoditi i miei dati, non scarico alcunché. Mi dicono: ma la partecipazione cinese è minima, un 2%. Io dove c'è puzza di regime comunista non scarico un accidente. Punto. Consigliere, c'è puzza di regime comunista? Ma soprattutto non c'è la certezza che questi dati vengano gestiti e custoditi con la massima sicurezza, e come ha sottolineato il segretario, la stessa intelligence italiana ha sollevato il problema. Quindi io personalmente, e non perché lo ha detto Salvini, o meglio non solo perché lo ha detto Salvini, personalmente ho la sua stessa posizione. Non contesto il fatto che l'Abruzzo sia stata scelta tra le regioni pilota per questo esperimento, ma personalmente, fin quando non avrò la certezza che i dati saranno gestiti e custoditi con la massima sicurezza, non scaricherò l'applicazione. Non mi permetto di dire a nessuno di non farlo, ma rispetto e sono convinto che chi non lo fa non sta trascredendo alcuna regola e soprattutto non sta contravvenendo a quell'obbligo di collaborazione civile con la quale nasce quest'app. Nessun cittadino si vuol sottrarre a questo tipo di compito, ma credo che in un paese che ha fatto della privacy un baluardo, la custodia dei dati personali nella massima sicurezza dovrebbe essere una garanzia che chi gestirà questi dati dovrebbe fornire e offrire ai cittadini.